Buongiorno, sono Alessandra Cracolici, consulente del lavoro Lumina. Oggi analizziamo il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 95.442 del 15 aprile 2016. Ricordiamo che il decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148 ha riordinato la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. L'articolo 16,2 ha demandato al Ministro del Lavoro il compito di definire i criteri per l'esame delle domande e la concessione della CIGO. Pertanto, il Ministro del Lavoro, con il decreto numero 95.442, ha definito i predetti criteri. Vediamo quali sono i punti principali del decreto. La prima novità è che a decorrere dal 1 gennaio 2016 la CIGO verrà autorizzata dalla sede INPS territorialmente competente e non più dall'apposita commissione provinciale. L'impresa deve dimostrare la sussistenza dei requisiti essenziali della CIGO. In particolare si tratta della transitorietà della situazione aziendale, della temporaneità della crisi di mercato e della sussistenza della previsione certa di ripresa della normale attività lavorativa. L'impresa deve allegare alla domanda di CIGO una relazione tecnica, che deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000. La relazione tecnica deve contenere i motivi che hanno determinato la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nonché gli elementi oggettivi attestanti che l'impresa continua ad operare sul mercato. Si tratta, ad esempio, della documentazione relativa alla solidità finanziaria dell'impresa, oppure alla temporaneità della crisi di mercato, oppure all'acquisizione di nuovi ordini o ai periodi di CIGO già fruiti. Il provvedimento di concessione della CIGO oppure di rigetto totale o parziale della domanda deve essere adeguatamente motivato da parte dell'INPS. Ciò avviene con particolare riferimento alla documentazione presentata e alla prevedibilità della ripresa dell'attività lavorativa. Infine, il decreto fa riferimento alle ulteriori causali della CIGO, ad esempio situazioni di crisi di settore oppure di manutenzione straordinaria macchinari e alla cumulabilità della CIGO con il contratto di solidarietà. Grazie per l'attenzione.